Allora, sono qua con SolidWorks e ho provato a fare un taglio con Sweep solido, okay, che ha molti problemi, e ho provato a dire: ma se io faccio il solido in evoluzione e il solido in estrusione, cambia qualcosa? No, non cambia nulla, non cambia nulla. Dopo, semmai andiamo a vedere. E dunque qui avevo fatto in rivoluzione, ok, e cos'è che bisogna usare? Cioè, nel senso che mantieni normale costante, cioè sia il caso che io voglio mantenere il centro, cioè diciamo simulare l'utensile, e l'utensile deve essere sempre in direzione dell'asse di rotazione, come è giusto che sia. Allora, non posso usare mantieni normale, cioè segui percorso, vediamo, proviamo a se fare segui percorso, ok, e mantieni normale costante regolare, non posso farlo perché è sempre lungo parallelo, e questo dunque non posso fare. Dunque devo andare a seguire percorso, torsione minima non va bene perché anche lì non va in centro, non va bene nemmeno specifica vettore di direzione perché dovrei specificarlo. Proviamo a vedere se facendo così potrebbe andare anche bene. Vediamo se riesco a fare questo qua così, specificando il vettore di direzione questa, e dunque qui sembra proprio che vada bene, ok? O così. Sembra anche poi tangente alle facce adiacenti, però tangente alla faccia adiacenti, se io vado a farmi, fa questa cosa conica, che dunque non va bene, sicuramente non va bene. Dunque adesso andiamo a riprenderlo, anche se è molto simile perché non è malissimo, però c'è questo che va conico, che non va bene. E poi c'è regolare, che regolare sembra molto simile alla specifica vettore di direzione, con vettore di direzione questo. Oggettivamente quello più ad occhio, poi bisognerebbe sperimentarlo, bisognerebbe farlo, quello più è specifica vettore di direzione con vettore di direzione perpendicolare, sembra quello più appetibile, perché qui abbiamo lunghezza, vediamo se misuriamo qui, raggio rimane quei 5 mm lì come avevo fatto, mentre se vado a fare, vediamo, l'altro appetibile era regolare, e se vado a fare regolare anche lì è 5, e dunque bisognerebbe poi simulare, provare, si potrebbe fare, vedere quale dei due è più corretto, però lì bisognerebbe perdere tempo e bisognerebbe andare a vedere. Io quasi quasi preferisco questo qui, tangente con, no, tangente alle facce adiacenti, ma specifica vettore di direzione, anche se teoricamente dovrebbe essere, probabilmente è teoricamente uguale, teoricamente. Però bisognerebbe vedere, ecco. Vediamo. Questo qui. Adesso perché non funziona? Taglio non intersecante, bellissimo. Allora, andiamo a rivedere. Allora, regolare, specifica vettore di direzione, e questo qua, vediamo. Ok, perfetto. Dunque io quasi quasi sceglierei questo. Come peso, vediamo, valutare, proprietà di massa, 931,29 con taglio solido 931,29, e qui invece se vado a regolare, andiamo a valutare di nuovo,
proprietà di massa 931,27, dunque qualcosina cambia, bisognerebbe poi capire quale dei due è l'ottimo. Dunque, ricapitolando, due possibilità: o taglio con sweep regolare o specifica vettore direzione, specificando poi questo qua, il piano perpendicolare all'asse di rotazione. Vabbè, poi l'altra cosa, l'ultima cosa che volevo far vedere era questo qui, che io sospendo questo, riattivo questo qui. Ok, io adesso vado a riattivarlo, questo qui mancante verticale, parallelo al piano, e poi perché non c'era il punto. Ok. Poi questo qua riattivo, vado a vedere cosa aveva, sempre 10. Ok, cancello qua, lo sposto, lo vincolo. Ok, e poi vado a fare il mio taglio con sweep, però non dall'altra parte che avevo fatto lì, ma andiamo a fare da quest'altra parte. Da quest'altra parte, bordo, non questo ma questo qui. Dunque, questo è con opzioni, andiamo a vedere opzioni, segui percorso, to non torsione minima ma regolare, vediamo. Regolare, regolare, però vediamo. Ok, regolare, qui è sempre raggio 5, perfetto. Proprietà di massa 931,27 come l'altro, dunque non cambia assolutamente niente. E adesso, se invece faccio sempre segui percorso ma specifica vettore di direzione, questo qui dovrebbe essere 931,29, proprietà di massa, eccolo qua, giusto. Dunque, fondamentalmente non cambia nulla se io il mio utensile lo faccio. Dunque, il mio solido lo faccio sia in estrusione base o in rivoluzione. Non cambia nulla. E poi ricordarsi che io preferirei segui percorso e specifica vettore di direzione cliccando sul piano perpendicolare all'asse di rotazione. Però non sono sicuro, ecco, bisognerebbe, semmai in un se ho tempo, faccio questo video dove magari si fa vedere la differenza tra i due. Comunque per me è questo, il vettore di direzione che è sempre perpendicolare a questo qua, perché è regolare, ma invece direzione è sempre perpendicolare. Penso che sia questo qui, specifica vettore di direzione con l'asse, questo qua. Vabbè, spero di essere stato utile, sono stato un po' lungo, noioso, però sono queste due, o regolare o specifica vettore di direzione. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.